la farmacia del dottor Pasquale Sorella qui a Guglielmini. Dottore, in questi giorni immagino anche voi avrete un iperaffollamento qui in farmacia. Sì, soprattutto pazienti che chiedono informazioni, vogliono le classiche domande che si fanno quando la situazione scappa un po' di mano, ecco. Quindi registra un certo timore nella popolazione locale. Sì, ovviamente sono tutti in uno stato di allerta e un po' di confusione generale, ma la situazione ovviamente è sotto controllo. Quali sono in questo momento i prodotti più richiesti? Anche qui I igienizzanti. classici, igienizzanti per le mani, mascherine, e qualche prodotto contro l'influenza, raffreddori, ma che poi non. Sconsigliamo anche perché alla fine non servono. Se... Le indicazioni sono sempre quelle: molta igiene, lavarsi le mani, stare attenti ai vari spostamenti, a persone, ecco, che vengono da fuori, ma tutto nell'ordine normale delle cose e della tranquillità generale. Le mascherine, lei le ha ancora disponibili o le ha Ovviamente terminate? no, sono terminate, anche i depositi grossisti le hanno terminate, quindi. Ma se Per la sentirebbe comunque di consigliarle alle adesso no, persone? adesso no. A chi ha già dei problemi, magari pazienti immunodepressi o trapiantati, sì, magari sì. E che soprattutto si devono spostare, sì, ma per il resto non c'è nessun bisogno contingente. Sempre i guglielminesi, questa è la farmacia del dottor Verchicci, siamo qui con il farmacista Antonio Verchicci. Dottore, anche qui situazione di super richiesta di determinati prodotti. Sì, continua a venire gente che ci chiede mascherine disinfettanti per le mani, ma robe, Prodotti prodotti terminati. esauriti da quando il contagio era solamente in Cina, quindi adesso proprio neanche l'ombra. Sì, Ah, quindi sono insomma già settimane che. che c'è un po' questa psicosi e che non troviamo più nulla. E negli ultimi giorni? Negli ultimi giorni, vabbè, il delirio, sì. Entrano più a chiedere le mascherine che le medicine, però Senta, ma va bene. queste mascherine sono efficaci? Servono a qualcosa? Le consigliate? Ma no, consigliamo, no, anche perché da quando quello che ci hanno detto, che abbiamo sentito e non sentito tutti quanti in televisione, praticamente a parte determinate mascherine, ma sono, diciamo, la funzione è quella più di limitare il contagio, quindi dovrebbero usare chi pensa di essere contagiato appunto per evitare di infettare, diciamo, il Quindi non. prossimo. Sì, quindi chi ne ha veramente bisogno comunque sono gli operatori sanitari a stretto controllo che lavorano a stretto controllo con gente possibilmente infetta.